e che c'è gioia non nel rinunciare alla scelta, ma nel ritenere che finalmente c'è qualcosa che si impone e vi risucchia. C'è libertà. Nell'essere condotti laddove c'è l'incanto, laddove finalmente i vostri limiti vengono guardati con altri occhi, vengono fermamente abbracciati i vostri limiti, senza ovviamente identificarvi, no? Laddove i vostri limiti cominciano a raccontarvi un'altra storia, cominciano a parlarvi di un'altra storia, non della storia del limite, ma della storia del non limite. Questa è la questione. E quindi è chiaro che io sono portato a dire: meno c'è libertà nel vostro agire, perché venite risucchiati da altro, cioè perché altro conduce il vostro agire e già guida il vostro agire e già lo plasma il vostro agire, in quel momento c'è una libertà profonda. Perché guardate allora al limite con occhi diversi. Vi ricordo che per voi l'effimero, l'impermanente, come dire, il nascere e morire sono dei limiti, se guardate con certi occhi. Per voi normalmente sono dei limiti. Dal mio punto di vista sono una meraviglia. Il raggiungere questo punto di vista, raggiungere nel senso che imporsi, diciamo meglio, di questo punto di vista del limite, quello che voi recitate il limite come meraviglia e come dischiusura di qualcos'altro, è davvero liberante per l'uomo. È davvero aprire la strada all'imporsi, non già del dischiudersi, non già della vita, ma di qualcos'altro che dal mio punto di vista rappresenta un territorio nuovo su cui esploreremo la sfilata. Non ve lo preannuncio, ma un territorio nuovo su cui esploreremo la sfilata. Perché davvero lì rappresenta l'imporsi via via più cogente della forza della vita, quando finalmente in questa forza della vita io leggo tutta la componente della sua naturalità. E questo lo vedremo, tutta la componente della sua naturalità e tutto il mistero di questa naturalità che si esprime ora così e ora colà, ma che questo esprimersi ora così e ora colà sempre più si presenta a voi secondo una stessa, io dico, canzone. E vedremo quale canzone recita, che poi, come sempre, questa canzone, che è sempre la stessa, in realtà si articola, ed è proprio l'articolarsi di questa identica canzone in tanti inni diversi legati a ciascun essere che vi fa guardare sempre più con una grande passione per la specificità degli esseri, anche quando questa specificità vi parla di una, come dire, piccola malvagità, vi parla di una piccola caponaggine o di una grande caponaggine magari ancora, no? Di un indurimento, per esempio, di un indurimento, voi dite, del cuore, di una protervia della mente. Anche allora c'è questa canzone che viene cantata in modo diverso da un altro essere che invece già è piegato dal divino e dalla vita, la stessa canzone, dentro però una modalità di presentarsi che sfida, nel senso che la vostra mente è veramente, che normalmente dire provocati in termini non positivi, no? Non bellacci, giusto? Da questo essere che magari esprime una materia. A questo punto c'è un'altra cosettina dentro il campo. Ma scusate, perdere l'autonomia della propria azione non vuol dire perdere una caratteristica per fortuna umana. La differenza tra voi e voi è un animale, qual è? Un'autonomia dell'azione che, come dire, un animale non ha, se un'istintualità che ha, come dire, di greggio molto limitati, di possibile, chiamiamo la scelta nel senso di possibile variazione dell'azione, di greggio limitato, e soprattutto poi non ha l'intenzione, giusto? Non ha l'intenzione. Ma allora, perdere questa, come dire, autonomia di azione, o sempre più perderla, diciamo, sempre più perderla, non è in fondo applicare una caratteristica del corpo. Ma questo concetto di autonomia non è forse un'etichetta data dall'uomo in base al già conosciuto? Bella obiezione. È come dire, rinunciare al pensiero non è forse perdere una caratteristica dell'uomo? E chi mi ha detto che tu devi rinunciare al pensiero? Mi ha detto che c'è un pensiero che sostanzialmente riconosce, e c'è un pensiero
che invece etichetta. Così in questo caso c'è un'azione, c'è un fare che è tipico dell'uomo e che si accorda con qualcosa e viene fagocitato certamente da qualcosa, e dall'altra parte c'è invece una azione. La naturalità dell'azione. Dall'altra parte c'è invece un'azione che viene diretta dall'uomo. Sì, certo, da una parte c'è la naturalità. Nel momento in cui un'azione viene diretta dall'uomo, esprime veramente la realtà profonda di quell'uomo, no, o esprime l'asservimento, certo, di questa caratteristica dell'uomo a tutto ciò che gli è stato detto, insegnato, certo, proposto, come dire, comunicato da una società competitiva, certo, da una società, come dire, che certamente privilegia l'individualità rispetto alla collettività, e che quando anche propugna la collettività la propugna in una certa maniera. Certo.